E bello ragazzi, siamo i Granas, siamo tornati oggi con un grandissimo video. Oddio, sempre no, e comunque no, oggi no. Cercheremo lui, lo cercheremo perché è il giorno che dobbiamo cercare Galeazzi. E che ci sta? No. Sì. No. Tu sai delle cose di Galeazzi, a parte che parla comunque. So tutto di Galeazzi. Va bene, okay. So tutto. Vai, cerca. Età 66.000. Che cazzo sei, pappagallo? 6.000. Il suo personaggio ha a che fare col mondo dello sport? Sì. Il suo personaggio è di nazionalità italiana? Sì. Il suo personaggio ha partecipato ai mondiali di calcio 2014 in Brasile? Beh, sì, come palla. Se era una nave? Beh, lui è sparito dopo sta. È lui la nave. Cioè, il suo personaggio ha a che fare con cattivissimo me? No. Cioè, beh, quando mi sei mangiato il tatellarti è cattivissimo me. Il suo personaggio ha vinto un reality show? Sì, Masterchef. No. Il suo personaggio è del nord Italia? Assolutamente no. Il suo personaggio recita? No. Il suo personaggio è grasso? Ah sì? No. No, dici. Viva a Roma? Sì. Oh, era Galeazzi. Sono così dal nulla. L'ha tradimento preso. Però ha messo la foto più carina. Cioè, lo so, io... La foto con la panza così. Sì, un po' di sesso sono io te. Che la pappagotta che parla così. Cerchiamo la bamba. Cerchiamo Enrico Papi. La bamba. Cerchiamo la bamba. Vai, cerchiamo Enrico Papi. Il suo personaggio è italiano? Sì. Sì. L'orgoglio dell'Italia. Il suo personaggio gioca ancora a calcio? Non ha mai giocato a calcio. Perché gioca ancora a calcio? Il suo personaggio ha a che fare con il mondo dello sport? No. Il suo personaggio è padre, penso di sì. Il suo personaggio ha mai recitato un film? Che film era? La bamba. La bamba. È del sud? No. È di Roma? Sì, vero. Sì. Ha un padre famoso? No. Beh, sì, ce n'ha molti. I papi. Il suo personaggio è parzialmente calvo? No. Il suo personaggio fa parte del programma Avanti un altro? No. Il suo personaggio è mai stato torturato? Spero di sì. No. Beh, quando non gli davano la bamba, era torturato. La bamba! Famoso per le sue idee politiche? No. Idee politiche? La bamba! Era già famoso negli anni 70? No. No. C'è nato praticamente. Il suo personaggio è il nome che inizia per L. L'Enrico Papi. L'Enrico Papi. Enrico Papi. No. Stesso giornalista? No. No. Giorgio Castellitto. Cioè io ho detto Giorgio Castellitto. No. È un conduttore. Sì. Ci siamo, ci siamo. È danese? Sì. Aveva un marito famoso. Beh, sì. La bamba! No. La bamba. Stesso giornalista è cantato insieme a Morandi a Sanremo? No. Ha partecipato? No. Sì, sì, lui wrestling. Però. Rapina banche in un team di quattro persone. Sì, quando gli serve la bamba! La bamba! Ha vissuto in Grecia? No. Tessaggio, è solito fumare marijuana? No, è solito tirare la bamba. Tessaggio, è un attore? Non lo so. Tessaggio, ha lavorato per Striscia Notizia? No. Oddio, non lo so. È romano? Sì. Della quale ha avuto due figli, Rebecca nata nel 2000 e Jacopo nel 2008. Se immagini ci segua la figlia, ma questo figlio al padre. No, la bamba. Cioè, sta pensando perché c'è pure un figlio del 2008, quindi. Oddio. Oh, vabbè, fine del 2000 è precisa, dai. Il suo personaggio lavora per le Iene? No. Senza già conta storia che... Non lo so. Il personaggio conduce un quiz televisivo? Conduceva, però sì. Flavinzina! No! E poi Flavinzina è da Roma, perché avevo messo che non era da Roma. Vabbè. Oh, è difficile Enrico Papi, eh? Spero seriamente che non ci segue la figlia. Saluta la figlia di Enrico Papi che ci segue. Beh, vabbè, se a Federico Papi ci incontriamo, tu ci fai incontrare tuo padre, ci dà un po' di bamba. E poi. No, però io non guardavo. Ci facciamo una foto. Io mi guardavo sempre più. No, poi io mi guardavo sempre Sara Banda. No, io mi guardavo sempre che c'era Valentina, quella cieca. No, c'è stava pure di Tiramisù. Forte. Stanno tutti, l'uomo gatto, belli capelli. Comunque, Max. Porta gli occhiali? Sì. No. Cioè, è lui Spider-Man in realtà. La bamba. Cioè, che poi non è mai stato conosciuto per caso di fatto bamba, soltanto perché la bamba. Sì, capito. Vabbè. Senza i capelli lunghi, no. Presentatore, sì. Sì. Se ne esce con delle domande, vabbè. No. Sì, sì, no, oh, fatta, dai, è dai. Fatta, è fatta. Hai capelli... Come non c'hai capelli bianchi? No, non ce li ha bianchi. Di bianco c'è solo la bamba. No, non hai capelli bianchi. Enrico Papi l'ha preso. Che okay, guardalo bamba! Col dito, vedi? Ehi, io pippo anche. Ehi, tu lo sai che mia figlia ti segue? Ehi, lo sai che adesso ti la denuncio? Un po' di bamba di dolce. Sta facendo così. Ci vediamo dall'avvocato.
No, comunque, che figura di merda. Se c'è, non ci segue. Ci voglio pensare. Comunque, niente. Sappi che comunque noi scherziamo. Il tuo padre non si droga. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciamo 5.000 like e consigliateci cosa possiamo trovare la prossima volta. E niente, de grazie a tutto. Cerchiamo gente che non ha figli del 2000. Vabbè, comunque de grazie a tutto e ciao. La bamba.